No! Spegnilo! Perché c'è dentro lo scotch? Dio Cristo! Spegni tutto! Ciao amici! Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo nello stanzino di Sound Passion e andremo a cucinare perché ho fame, sono le 6:30, la Francia ha ordinato per le 8:30 il sushi, ma io mi chiedo, una persona ha fame anche prima? E quindi perché non cucinarsi un bel hamburgerazzo su una CPU di un computer? Questo è il computer che andremo ad utilizzare. Vado a rimuovere la sua ventola, il suo dissipatore. Quindi ho già preparato qui sul monitor, come potete vedere, CPU Z per stressare la CPU, quindi a farlo aumentare al massimo di temperatura, e poi con Core Temp per poter ovviamente controllare in tempo reale che temperatura andremo a toccare. F1 perché non trovo la ventola. Dai che ho fame, dai! Ho preparato la carta forno, così almeno non vado a toccare, a rovinare i vari contatti e i vari liquidi che la carne emanerà rimarranno all'interno di questa carta. Guarda qua che bello, la griglia si è accesa. Ma a che temperatura arriva? Può superare i 100 gradi se il computer non si spegne. Allora speriamo che si spenga. Ok, sta arrivando un momento di mettere sulla carne. Voilà, la carne è esattamente sulla CPU. Apriamo sul monitor subitissimo il nostro software per verificare la temperatura della nostra griglia. Ok, la CPU in questo momento ha praticamente superato i 100 gradi, no, 99, 93, un picco massimo di 101 gradi, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro, è un ottimo lavoro. Speriamo che venga pronta presto perché ho fame. Qua, facendo un benchmark per stressare la CPU, in teoria o esplode o esplode. In questo momento è a 105 gradi centigradi. Lo giriamo? Io proverei a girarlo, ma qualcosa che non mi convince. Ah, è caldissimo però di qua. Per me non va mica bene questo. Si è spento il computer. È arrivato a 23 gradi, ho letto. Ok amici, abbiamo sistemato con un po' di carta, scotch di carta, per evitare che la carta stagnola vada sui contatti, ma in questo caso farà da super induttore. E speriamo che il nostro hamburger si cuoce stavolta. Fanno anche la testa. La testa, sentito l'odorino, Ok, ci siamo, prendiamo il nostro hamburger e continuiamo con la cottura! Non fatelo a casa. Dipende, se avete fame sì, ci sono i fornelli. Ciao, hai fame, dico io, via! Ok raga, siamo a 109 gradi, per ora non salta, sta reggendo, ci vediamo tra un attimo, vediamo il risultato. Si è cotta proprio lì dove c'è la CPU. Come potete notare, sta iniziando anche il liquidino ad uscire. Ok, l'abbiamo girato, c'è un buonissimo profumino. Madonna, è vero! Senti che odore! Però si è spento il computer, quindi adesso lo andiamo a riaccendere e mi sta venendo proprio fame. Oddio. C'è stato un bip improvviso. Sì, ma penso perché, sai, ho scollegato la ventola. Anzi, ma magari se mettiamo la ventola non è che... Fa il termoventilato. Sì, esatto. Dai, io inserisco la ventola. No! No! Sì. No! Spegnilo! Perché c'è dentro lo scotch? Dio Cristo! Spegni tutto! Io mi stavo piano piano dileguando dalla situazione. Ritorniamo a cuocere hamburger senza ventola, però. E come per concludere, Windows non parte più. Io adesso andrei a cuocere un po' meglio, tra l'altro è caldissimo, la parte di qua. Il computer non riesce quasi più a restare acceso, ma io continuo a accenderlo, spegnerlo, accenderlo, spegnerlo. Come vedete in questo momento è spento, ma non preoccupatevi. Accendiamo. Ok, adesso metto anche un pochettino di sale perché nell'assaggiarlo mi mancava. E ovviamente il computer non vuole più restare acceso. Ok amici, praticamente ho pensato di fare un cartoccio, perché praticamente secondo me il caldo rimane tutto quanto dentro e si scalda prima, visto che siamo in una situazione critica col computer perché non vuole più stare acceso. Io ci riprovo anche, però facciamo un bel cartoccino, così almeno il nostro hamburger è qua. Gli ho messo già anche il sale e tutto. E andiamo a vedere più tardi cosa succederà. Io vado ad aprire il nostro cartoccio e già meglio. Già meglio, direi che praticamente
C'è un bel liquidino lì, ci sono proprio i bordini che devono finire di essere cotti, ma adesso vado a girarlo, quindi... Oh, se scotta, cambio anche cartoccio. Cacchio, quasi, guarda il fumo. Io lo vedo. Eccolo, forse si è inquadrato. E quindi la parte dietro è pronta. Ci siamo, dai. Dai, cartoccio. Boom! Vado ovviamente a pulire il liquidino che si è fatto. Perché? Perché almeno quando devo cambiare... Ostia. È bello potente questo errore qua, eh. Previous attempts at botting this system have failed. Point right. C'è straodore di hamburger comunque. Oh, parte Windows, eh? Hai visto che parte Windows? È complicato fare l'hamburger sulla CPU comunque. Pensavo fosse più semplice. Ok amici, vi andiamo a vedere qual è il risultato. Direi che ci siamo. Faccio uno switch di carta. Uso l'altra stagione che questa è piena di liquido ancora. Oh, scotta! Scotta un sacco, raga, scotta. Cioè, esce il fumo, sta fumando. Ci siamo, quindi io andrei adesso con l'operazione finale, quella ovviamente del formaggio. Vedremo sicuramente che si scioglierà. E colpo finale. Colpo finale, una bella scaldata. Hai fame? Sì. Sushi o hamburger? Sushi. L'hamburger che ho fatto io, no? Questo computer mi sta odiando. Ogni volta che schiaccio lì dice no! Non farlo! Ok, nel frattempo che si cola perfettamente il nostro formaggio, venga pure qua, io direi di fare una bella base di maionese. Voi cosa ne dite? Ecco. Quindi qua ci appoggiamo l'hamburgerazzo. Hamburgerazzino. Che è piccolino. Guarda che è pure colato. Guarda che è pure Oh, guarda com'è colato. Ci siamo. È ora di mangiarlo. Tu sushi? Io hamburger con CPU. Cotto è cotto. Gli manca quella cosa tipo... Gli manca quella cosa croccante, capito? Quella che quando... Con l'olio, eccetera. Esatto, andiamo a aprirlo a metà. Ok. Cioè, qua è cotto. Qua un po' il sangue, però... Tutto sommato, tipo, si è sciolto anche il formaggio. È accettabile. Mi mangio la mia metà anch'io. Ti conviene. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per altri video un po' strani, stupidi, ma anche recensioni, ovviamente cose molto serie, come assemblaggio di PC e di build molto interessanti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!